Salve a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi un video un po' diverso dal solito, un video di considerazioni riguardante Autel Robotics, perché sul sito Drone DJ è apparsa una bellissima intervista molto interessante con il direttore generale appunto di Autel Robotics, quindi ho deciso di fare questo video appunto per condividerla con voi e poi per fare delle considerazioni e avere anche la vostra opinione per quanto riguarda appunto il marchio Autel Robotics. Allora, l'intervista è abbastanza lunga e magari in qualche punto lo andiamo a saltare, però è davvero molto molto interessante. Allora, il ragazzo che state vedendo qui nella foto è il direttore generale di Autel Robotics. È giovanissimo, almeno esteticamente sembra molto molto giovane, sicuramente non ha più di 30 anni e si chiama Maxwell Lee. E lui ha assunto la carica di direttore generale di Autel Robotics, la sua azienda a conduzione familiare, quindi lui è direttamente collegato ad Autel perché praticamente è la sua famiglia la proprietaria di questa azienda nel 2020. E in questa intervista lui dice che sapeva che ci sarebbero state delle sfide, quello che non si aspettava è che avrebbe attraversato un periodo di innovazione tecnologica storica segnato da una pandemia e crisi della catena di approvvigionamento, e inizia con appunto dei problemi che da quando è arrivato lui al comando di Autel si è trovato a risolvere, perché come sapete tantissime aziende tecnologiche che hanno sofferto la carenza di chip e non solo, comunque tantissimi componenti sono diventati veramente scarsi appunto durante la pandemia, perché ovviamente anche in Cina le aziende si sono fermate, quindi tutto si è rallentato ed è diventato veramente difficile per le aziende che producono prodotti tecnologici avere tutti i componenti per le loro quantità di prodotti da mettere sul mercato. In questa intervista Maxwell parla dell'evoluzione della piattaforma multirotore di Autel. L'attività di drone attribuisce a DJI il merito di aver costruito da zero un'industria multimiliardaria, quindi fai complimenti ad Autel, quindi tanta roba da questo punto di vista, il suo fair play. E poi parla di Autel. Autel Robotics è l'unità drone di Autel Intelligent Technology, perché comunque Autel, per chi non lo sapesse, è un'azienda tecnologica. Non è un'azienda di droni, è un'azienda tecnologica dove ha creato anche un ramo dedicato ai droni. Un produttore di componenti elettronici, infatti lui dice, per autoveicoli e apparecchiature diagnostiche. Dopodiché inizia a parlare per quanto riguarda il ramo droni. La filiale dei droni è nata da un'idea del fondatore Frank Lee e Gary De Luca, che all'epoca dirigevano Autel Intelligence. Hanno deciso di puntare il futuro sulla robotica e hanno scelto i droni come piattaforma preferita. Maxwell, laureato a Boston University, quindi sicuramente non è proprio l'ultimo arrivato, è salito a bordo poco prima della rilascita del nuovo Evo 2, quindi fino a quando si è arrivati ad Evo 2 lui non faceva parte appunto del progetto Autel Robotics dal punto di vista dei droni, ed è arrivato in quel momento per fare una seria ristrutturazione e supervisionare le operazioni quotidiane presso l'ufficio dell'azienda a Seattle. Cosa vuol dire? Che l'azienda, come tanti noi pensavamo, fosse americana, no? Fino a poco tempo fa lo pensavo anch'io, invece poi ho scoperto che non lo è, non lo è mai stata. Loro hanno una sede a Seattle, che è quella su cui hanno puntato per quanto riguarda i droni, ma loro sono un'azienda cinese, mentre tutti noi pensavamo che fosse un'azienda statunitense, invece no. In termini di crescita internazionale, gli Stati Uniti sono il mercato più importante per Autel Robotics, spiega Maxwell. I consumatori qui sono entusiasti delle tecnologie dei droni e hanno molto potere d'acquisto. Se puoi avere successo negli Stati Uniti, puoi avere successo nel resto del mondo. Ecco perché la scelta di creare un'azienda negli Stati Uniti, anche se loro, come ripeto, sono un'azienda cinese, come lo è DJI. Questo è il motivo per cui l'attenzione sul prodotto dell'azienda oggi è diversa dai suoi primi giorni con X-Star, perché il primo drone di Autel, per chi non lo sapesse, si chiamava X-Star ed era un drone non richiudibile, e lui in questo, su questo argomento dice: sarò il primo ad ammettere che dal punto di vista del consumatore non era un prodotto molto buono. In effetti, dopo che è stato rilasciato, abbiamo licenziato l'intero team di ricerca e sviluppo, quindi avete capito che i cinesi fanno in fretta a fare tabula rasa. E poi si inizia a parlare invece di Evo, e poi è stata concepita la piattaforma Evo. Era conveniente e compatto, ma era solo un drone, niente di veramente fuori dagli schemi. Abbiamo dovuto lasciare andare anche quel team di ricerca e sviluppo.
Quindi capite che se un'azienda come Autel, che produce l'Evo 1, che io ho portato qua sul canale, probabilmente il primo in Italia ad averlo portato, che l'avevo appunto acquistato dagli Stati Uniti, perché allora Autel vendeva solo dagli Stati Uniti e si pensava che fosse appunto un'azienda statunitense, perché comunque la sede era là, mentre adesso abbiamo scoperto che invece è cinesissima, e ha licenziato tutto il team di ricerca e sviluppo di Evo 1, che è un prodotto secondo me incredibile, perché è vero, non aveva niente di innovativo rispetto a DJI, però era l'unica alternativa vera a DJI, quindi non capisco come mai si è arrivati a dire ok, avete fatto un buon prodotto ma non meritate di lavorare per Autel, quindi divenite licenziati. Cioè, pazzesco se ci pensate, perché posso capire sull'X-Star, questo primo drone che loro hanno fatto, era un drone probabilmente nato male, con diverse lacune rispetto a DJI, ok, lo posso capire, ma su Evo dire che ok, è un buon drone, però niente di che, vi licenziamo tutti, boh. Anche no, comunque sanno meglio loro di noi cos'è la cosa giusta probabilmente. Il terzo team incaricato di sviluppare la piattaforma Evo 2 ha fornito ad Autel Robotics le solite basi che stava cercando, quindi Maxwell sorride quando dice questo è un prodotto di successo, ha funzionato bene su tutti i fronti, consumatore, impresa e prosumer. Usando questa piattaforma possiamo realizzare droni più piccoli, droni più grandi, droni più convenienti, qualunque cosa richieda il mercato. Le nuove serie di droni Evo Nano ed Evo Lite fanno parte della stessa piattaforma. E che dire di Evo 3? La domanda che viene fatta a Maxwell. Evo 3 è ancora in fase di sviluppo, è trapelato abbastanza presto, ma quello che non sono le specifiche finali, che vuol dire che si è parlato tanto, tante diciamo le specifiche sono uscite riguardanti Evo 3, ma non sono quelle definitive che avrà questo prodotto. Maxwell a questo punto dice stiamo ancora giocando con la tecnologia, bellissimo il verbo giocando, perché ci sta benissimo, fa capire quanto margine di possibilità c'è adesso a livello tecnologico da inserire in un drone. Sensori micro 4 terzi, otturatore meccanico, siamo ancora molto flessibili, quindi questo è davvero interessante, ci fa capire fino a che punto potrebbero arrivare volendo le aziende di droni già oggi dal punto di vista tecnologico, e cosa potrebbero darci se volessero veramente arrivare al loro limite massimo subito. Ovviamente come fanno tutte le aziende tecnologiche, non danno mai il massimo subito, lo danno gradatamente appunto per avere sempre qualcosa da darci. L'Evo 3 uscirà, ma non a breve. Quindi se ti piace il Mavic 3 direi di comprarlo, non ti fermerei all'acquisto. Anche questo, bellissima questa frase, perché comunque ci dice l'Evo 3 non uscirà a breve, non aspettarlo, se vuoi compra il Mavic 3 e non ti sconsiglio di non acquistarlo. Cioè veramente numero uno secondo me anche dal punto di vista mediatico e nel porsi ad un'intervista in cui ne esce sicuramente benissimo con queste frasi. Con la conversazione che viene inaspettatamente indirizzata verso DJI, c'è da chiedersi, Autel Robotics spera di detronizzare un giorno il leader mondiale della tecnologia dei droni? Questa è la domanda che viene fatta a Maxwell. E lui risponde, questo è il sogno. Ovviamente quale azienda di droni non vorrebbe essere leader nel mercato e essere al di sopra di DJI? Rispetto davvero DJI per ciò che hanno fatto per la comunità dei droni. Potrebbero non essere i primi a introdurre i droni, ma sicuramente sono i primi a renderli popolari, a portarli nel mainstream. Quindi ci fa capire che ovviamente non è stata la prima azienda di droni, ma è stata la prima azienda a rendere il drone alla portata di tutti e a renderlo utilizzabile praticamente da tutti. DJI ha creato da zero l'industria dei droni commerciali, basta guardare il loro lavoro nell'ambito della pubblicità e sicurezza. Quale dipartimento di polizia utilizzava i droni prima che DJI mostrasse loro quanto di buono può fare un occhio dal cielo? Quindi capite che continua a elogiare quello che è stato DJI, soprattutto perché è nata da zero, quindi non come Autel che è nata da un'azienda tecnologica già esistente dove è stato creato un ramo riguardante i droni, qua invece parla proprio di un'azienda e fa i complimenti ad un'azienda che non esisteva proprio e ha creato un mercato praticamente immenso. Poi non si ferma qua, fa i complimenti anche ad altre aziende, fa i complimenti a Skydio per aver alzato il livello, che sicuramente Skydio
dal punto di vista del rilevamento e aggiramento degli ostacoli numero uno, ovviamente sia sopra DJI che ad Autel, dal punto di vista volo autonomo. Poi fai complimenti anche a Parrot per aver supportato l'architettura open source e aver sfruttato la potenza del 4G per i droni. Come sapete, l'ultimo drone di Parrot utilizza la connessione 4G. Poi Maxwell sottolinea anche quanto facciano male le lotte interne a livello politico per quanto riguarda ovviamente i droni e la possibilità di utilizzare i droni, dove ovviamente tanti interessi politici, visto che sta diventando un mercato immenso, vanno in certe situazioni ad ostacolare appunto quello che è l'utilizzo, quindi un sacco di limitazioni, un sacco di problemi burocratici per utilizzare un drone. Quindi parla che sicuramente tutto questo non fa bene al mercato dei droni, potrebbe andare a far crollare il mercato dei droni, quindi tutta questa burocrazia e tutti questi limiti potrebbero far andare a crollare appunto quello che adesso è un mercato in totale splendore, ma potrebbe andare tutto allo scatafascio se tutti questi problemi di autorizzazioni, di limitazioni, tutte queste cose dovessero continuare ovviamente ad aumentare. E poi inizia a parlare dei suoi ultimi nati, quindi inizia a parlare dell'Evo Nano. Per esempio, come dice Maxwell, gli altri droni da 250 grammi sul mercato possono essere leggeri e compatti, ma non sono strumenti professionali, perché lui sostiene che i suoi droni da 250 grammi potrebbero essere utilizzati per usi professionali, perché hanno delle caratteristiche che gli altri droni sotto i 250 grammi non hanno. Questo gli dà quel plus in più per entrare in un ambito non solo hobbistico, ma proprio di utilizzo di lavoro, perché sono comunque droni inoffensivi ma con caratteristiche che gli permettono, secondo lui, di sostituire droni molto più importanti nell'ambito lavorativo. E fa l'esempio dell'Evo Nano Plus, l'unico drone della sua categoria a presentare un sensore da 1 su 1,28 pollici con un design a matrice di filtri colorati IRIB che offre alle foto più contrasto e gamma dinamica. E poi sottolinea: i nostri test interni hanno dimostrato che questo sensore può funzionare alla pari con alcuni degli altri sensori da un pollice disponibili sul mercato in questo momento, quindi penso si parli di un DJI Air 2S per esempio. E questo da solo trasforma il Nano da un drone di livello molto consumer e conveniente a qualcosa di appassionato pro consumer, sostiene Maxwell, aggiungendo che si aspetta di spedire almeno 1000 unità Nano ogni giorno nei primi 2 mesi del drone rilasciato sul mercato. Quindi lui è convinto di riuscire a spedire 1000 Nano al giorno nei primi 2 mesi, quindi fate i conti voi, sono 30.000 al mese, per 2 mesi sono 60.000 Nano che dovrebbero arrivare sul mercato, cioè 60.000, pazzesco. Nel frattempo la serie Evo Lite, quindi inizia a parlare anche di questo nuovo drone per quanto riguarda Evo, è destinata a garantire che il lato consumer del business non venga scalfito dai concorrenti di Autel a causa dell'apporto prezzo e prestazioni, perché dice l'Evo 2 non è economico. Quindi lo sa anche lui che l'Evo 2 non è economico, mentre l'Evo 1 secondo me era un drone molto economico per rapporto prezzo prestazioni. Quindi la serie Lite è stata sviluppata come versione ridotta, circa il 30% più leggera dell'Evo 2, ma con carichi utili simili ai nuovi chip che offrirebbero prestazioni di elaborazione migliori. Quindi lui sostiene che costa meno, è più leggero e in teoria con caratteristiche anche superiori. Dopodiché inizia a parlare ancora per quanto riguarda la sostituzione dei chip sull'Evo 2, perché come sapete l'Evo 2 è stata fatta una versione 2 dell'Evo 2, perché sono stati sostituiti i chip, perché non erano più disponibili, perché l'azienda che li produceva, come dice lui, non li ha più prodotti, quindi loro si sono trovati a non avere abbastanza chip per installarli sui suoi Evo 2. Quindi hanno dovuto dirottare su un'altra azienda di chip e questo ovviamente ha creato un Evo 2 versione 2. Poi fa le ultime considerazioni riguardante il futuro di Autel Robotics e dice: nel 2022 continueremo a sviluppare il drone Evo 3, che come avete capito uscirà anche se non a breve, e possibilmente alcune piattaforme per carichi pesanti, quindi droni per un uso molto molto professionale per ambiti ovviamente non fotografici ma per trasportare. E poi il continuo sviluppo anche della serie Dragonfish, questo sorta di drone aereo che comunque probabilmente avete visto nel loro sito. E poi riassume il tutto dicendo: alla fine continueremo a dedicarci alla realizzazione dei migliori prodotti possibili, perché per noi si tratterà di soddisfare gli utenti finali.
Non c'è carenza di spazio e possibilità per quanto riguarda l'industria dei droni. Molte aziende vengono, mostrano ottimi video di marketing e poi scompaiono. Questo è verissimo, perché tantissime aziende fanno così, fanno vedere dei rendering magari di prodotti, in questo caso droni, ma non solo, che poi ovviamente sul mercato non arrivano mai. Quindi ragazzi, ci tenevo a condividere con voi questa intervista fatta da Drone DJ con Maxwell Lee, perché secondo me è davvero interessante, soprattutto ci fa capire come è precario il posto di lavoro in casa Autel, perché veramente forse era così ai tempi di Apple con Steve Jobs. Ragazzi, ditemi anche voi cosa ne pensate di Autel in generale, dei prodotti Autel, se anche voi eravate convinti fino a non tanto tempo fa che fosse un'azienda americana, mentre è un'azienda cinesissima come DJI, se secondo voi potrà superare DJI dal punto di vista vendite, quindi diventare il numero uno come marchio di droni consumer e non solo. Fatemi sapere tutto quello che pensate voi, perché secondo me da questa intervista possono uscire tantissime riflessioni, e poi ci ha spiegato veramente tantissime cose che magari noi davamo per scontate e invece non lo erano. Quindi ragazzi, se questo mio video in cui ho condiviso questa intervista con voi e ho dato anche qualche mia considerazione al riguardo vi è piaciuto e vi è stato utile ed interessante, lasciatemi un grosso pollice su, seguitemi su Instagram dove porto tante novità, anteprime, voli in FPV, stampe 3D, spoiler di dove vado a volare, tantissime cose arrivano su Instagram, quindi vi invito a seguirmi anche lì. E sempre se vi va, iscrivetevi al mio canale Telegram Offerte per sostenere questo canale, ma soprattutto ragazzi iscrivetevi a questo canale YouTube per non perdervi neanche un video, un volo, una recensione, un test, un tutorial, una novità. Ciao!